I tifosi del Pescara sono sempre straordinari, anche e soprattutto quando ci sono dei momenti di difficoltà. Quelli del Delfino sono già pronti per la trasferta di Ascoli. William, questa sera si festeggia, siamo alle porte del Natale e si pensa soprattutto al Pescara. Questo momento non facile, ma i tifosi sono tifosi anche nei momenti difficili. Soprattutto nei momenti difficili, altrimenti avremmo scelto una strisciata del nord da tifare. Comunque sì, noi siamo pronti già per la trasferta di Ascoli, abbiamo fatto un pullman come nostro solito e insomma noi ci portiamo il nostro carico di tifo e di goliardia quando andiamo in trasferta, andiamo a vedere insomma con tutta la passione che abbiamo e che dimostreremo anche questa sera, perché comunque è anche bello festeggiare tra di noi il compleanno del nostro club, quindi è una bella serata e ce la godiamo e poi speriamo di godercela anche giovedì. Secondo anno di attività di quelli del Delfino, terza a cena, siete in pieno fermento, state facendo e organizzate tanti eventi durante l'anno, seguite il Pescara ma non solo, insomma è una bella soddisfazione, siete giovani ma avete voglia di crescere. Sicuramente, sicuramente, e ci piace perché ci sono tante persone che si rivedono in noi, nella nostra filosofia, e si trovano bene con noi, e la dimostrazione è questa, che nonostante la classifica sia un po' deficitaria, diciamo, abbiamo tanti ospiti e tante persone che ci seguono e insomma questa sera ne è la prova e ringrazio tutti quanti. Cosa chiede William Gelsomino per il 2018 al Pescara? Cosa chiedo? È difficile, cosa chiedo? Cosa chiedo? Gesti scaramantici vedo, non li faccio perché non sono scaramantico, però diciamo che mi aspetto una squadra che possa lottare sempre contro tutte, che comunque lo sta facendo e che poi magari ci possa regalare una soddisfazione acciuffando magari quell'ottavo posto che poi potrebbe portarci da qualche parte, però non si può dire.